disegni il tempo con le tue grandi mani. E l'ora chiudi dentro te. I tuoi respiri sembrano lontani. Cercherò di indovinare le cose che mi chiederai quando ti avrò davanti al cuore. Tu lo sai, non ti potrei mentire. Sorvoli il mondo con le tue grandi ali e suoni eterne musiche. E poi meravigliosamente ami. Anche se non so capire, se non riesco a vincere, era il momento di partire, tu lo sai. Ti prego non lasciarmi. Ed anche se non so capire, se non riesco a vincere, verrà il momento di partire, tu lo sai, ti prego non lasciarmi, ti prego non lasciarmi. Prego non lasciarmi. Ma... buon sabato a tutti. Credo che questa potrebbe essere una preghiera di ognuno di noi. Chiedere a Gesù di non lasciarci mai. Questo sabato è un sabato particolare perché, come sapete, inizia la settimana di preghiera. Settimana di preghiera sono settimane, è una settimana in cui si ci ritrova, c'è un tema, si prega tanto, dovrebbe essere, come si dice, settimana di preghiera, si dovrebbe pregare e non parlare tanto. Quindi è una settimana in cui diamo la possibilità a noi stessi di avvicinarsi di più a Dio e diamo la possibilità al Signore di lavorare nei nostri cuori. Il tema proposto per questa settimana di preghiera mondiale è essere discepoli, la gioia di seguire Gesù. E il presidente, il nostro presidente, il nostro fratello caro Ted Wilson, ci fa una piccola introduzione cominciando a parlare del seguire Gesù. Dice, ovviamente leggerò il testo della settimana di preghiera, come hanno detto prima le riviste sono fuori e avrete la possibilità magari nel pomeriggio o stasera di leggere quello che ho letto io, anche approfondendo un po' di più la tematica. Ovviamente io ho scelto quello che secondo me era più importante, ma ovviamente la mia comprensione è diversa dalla vostra, per cui sentitevi liberi di poi leggere e fare le vostre conclusioni. E lui dice che seguire Gesù, per seguire Gesù lui
Ricorda, circa 2000 anni fa, Gesù ha rivolto l'invito dicendo: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. E dice che ancora oggi Gesù chiama le persone ad essere suoi discepoli. Innanzitutto, prima di essere discepoli, bisogna seguirlo. Prima di diventare, infatti, i discepoli sono diventati discepoli dopo. Prima ha chiamato due fratelli, poi ha chiamato gli altri e alla fine gli ha dato un nome e li ha chiamati discepoli. Quindi prima che io decida di essere discepoli, che tra l'altro, che cos'è un discepolo? Se vogliamo dire, no? Così, nel dizionario italiano ho trovato questa descrizione, no? Che cos'è un discepolo? Chi professa i principi appresi direttamente o indirettamente da un maestro al quale si sente legato da particolari motivi di affinità spirituale. Ma c'è una cosa importante in questa frase, è che chi professa i principi appresi. Se c'è un principio da apprendere, vuol dire che c'è da imparare qualcosa. In effetti, la parola discepolo deriva dal latino discipulus, che deriva dalla parola discere, non so, che significa imparare. Un discepolo è qualcuno che impara a seguire il maestro. Vi ricordate che ad un certo punto Nicodemus si rivolge a Gesù come rabbì, perché lo consideravano maestro, qualcuno che insegnava, e Gesù dice che vuole che ognuno di noi lo segua. Però per seguirlo, ovviamente, bisogna trascorrere del tempo con lui attraverso lo studio della Bibbia, la preghiera, andare ovunque egli ci conduca. Io aggiungerei altro che vedremo. Infatti, Gesù, oltre allo studio della Bibbia, allo studio della preghiera, andare ovunque lui ci dica, ci sono altri aspetti ben più importanti da fare per essere un discepolo. Il primo testo si trova in Matteo 16, 24. La mia versione dice: allora Gesù disse ai discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Però c'è un'altra versione, forse più interessante, che è quella di Luca 9:23. Poi disse a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Il discepolato, il seguire Gesù, è legato alla nostra volontà o no di prendere questa croce ogni giorno e di rinunciare a noi stessi. Il prendere la propria croce, ovviamente per noi forse potrebbe sembrare un po' strano, ma a quel tempo l'auditorio, la gente a cui Gesù rivolgeva questo
discorso, questa affermazione, era ben conscia di cosa significare, di cosa significava prendere la croce, perché la croce la portava, se la portava ad un posto dove si veniva, diciamo, crocifissi, perché qualcuno aveva fatto qualcosa. Quindi il prendere la propria croce significa che ogni giorno rinnegare se stessi significa che ogni giorno dobbiamo essere crocifissi. Ogni giorno il nostro io deve morire affinché questo maestro che stiamo seguendo ci dia la possibilità di trasmettersi il suo messaggio. Voi immaginate a quei tempi in cui la gente era abituata ad avere questi farisei, questi scribi, questi dottori della legge che avevano dei discorsi belli, ma arriva un uomo che travolge tutto e dice: voi avete sentito dire occhio per occhio, dente per dente? Bene, io vi dico, se qualcuno ti dà una sberla nella faccia sinistra, tu dagli anche la destra. Cavolo, cosa sta dicendo questo uomo? Eh sì, se voi dovete seguirmi dovete rinunciare a voi stessi. Come rinunciare a noi stessi? Sì, rinunciare a noi stessi, perché essere discepoli di Gesù non è più una cosa mia personale, ma essere un discepolo di Gesù è essere qualcuno che ha appreso, compreso quello che Gesù vuole per ognuno di noi. Ma c'è un altro testo ancora più bello, che è quello di Lucas 14:27. Tornate giusto un po' indietro. Lucas 14:27, sono Matteo. E Gesù dice: e chiunque non porta la sua croce, croce che dobbiamo portare ogni giorno, non può essere mio discepolo. Chiunque non porta la propria croce, chiunque non rinuncia a se stesso, non può essere discepolo di Gesù. E noi non possiamo fare altri discepoli, come il titolo, essere discepoli, la gioia di seguire Gesù. Noi non potremo essere, non potremo fare altri discepoli se noi non siamo discepoli. E la domanda sorge spontanea a tutti noi: siamo noi discepoli di Gesù? Siamo noi convinti, certi, che siamo discepoli di Gesù? Abbiamo rinunciato a noi stessi? Prendiamo la nostra croce veramente ogni giorno? Gesù ha detto: chiunque non prende la sua croce, e aggiungiamo ogni giorno, non può essere mio discepolo. E se ognuno di noi non prende la propria croce, siamo qua seduti ingannati, o ingannando noi stessi, o stiamo qua per stare, va bene così, e non riusciremo a portare nessun altro a Gesù. Perché quando i discepoli sono diventati discepoli, quando hanno appreso tutto quello che hanno, tutto quello che Gesù gli doveva dare, dice: una volta che siamo stati con Gesù, allora siamo pronti per accettare la sua chiamata. Quindi Ted Wilson qua dice: vi invito dunque a trascorrere un tempo speciale con Gesù durante questa settimana di preghiera, via via che approfondiamo con cura cosa significa seguire Gesù. E se noi ancora non siamo dei discepoli, non è ancora tempo, non è ancora tutto perduto. Abbiamo sempre la possibilità di andare da Gesù e farci diventare suoi discepoli. Gesù in Matteo 28:18-20 dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Non possiamo andare a fare discepoli insegnando cose che Gesù non si è insegnato. Non possiamo andare a fare discepoli dandole agli altri quello che noi non abbiamo capito o quello che noi non abbiamo nella propria vita. Possiamo solo fare altri discepoli, possiamo solo dare la parola di Dio agli altri quando questa è una realtà nella nostra vita. Poi aggiunge: non esiste chiamata più alta di quella che ci invita ad essere discepoli di Gesù Cristo. Anzi, lo scopo di ogni credente sincero è somigliare a Lui. Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Questo l'appello al discepolato, questa missione della Chiesa è di vasta portata e comprende tutte le nazioni. Gesù lo aveva già dimostrato in precedenza che il Vangelo non poteva riguardare solo gli ebrei. E noi ne siamo la prova, perché se siamo qua in Chiesa è perché in un modo o l'altro qualcuno ci ha portato questo Vangelo. Oggi abbiamo il privilegio di far parte di questo grande mandato e di poter elevare a voce alta quest'ultimo appello al mondo, condividendo il Vangelo eterno nel contesto del messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14. Ellen White collega questi due elementi in maniera chiara ed efficace. Gli avventisti del settimo giorno hanno un incarico speciale da svolgere nel mondo come sentinelle portatori di luce. A loro è stato affidato l'ultimo messaggio per il mondo che sta per perire. Su loro risplende la meravigliosa luce della parola di Dio. A loro è stata affidata un'opera della più solenne importanza, la proclamazione del primo, del secondo e del terzo messaggio. Nessun'altra opera è di così grande importanza da assorbire la loro attenzione. Le verità più solenne che mai sono state affidate dei mortali ci sono state date perché le annunciamo al mondo. La nostra opera consiste nel trasmetterla. Noi dobbiamo essere dei canali consacrati attraverso il quale la vita celeste deve affluire agli uomini. Lo Spirito Santo deve animare e pervadere l'intera Chiesa, purificando i cuori e cimentandoli fra loro. Coloro che sono stati seppelliti con Cristo nel battesimo devono risorgere a novità di vita, vivendo come Cristo ha vissuto. Su di noi è stato posto un sacro incarico. Voi vi siete consacrati all'opera che consiste nel fare conoscere il Vangelo della salvezza. La perfezione del cielo deve essere la vostra potenza. Credo che non ci siano altre parole da aggiungere. Il testo parla chiaro e non c'è niente da aggiungere. Quindi Dio ci invita a tutti, mediante la sua potenza, a diventare discepoli di Cristo. Dunque andiamo e troviamo altri discepoli. Gesù sta per tornare. Lasciati coinvolgere. Questa è la lettura del primo sabato, che spero possa davvero toccare ognuno di noi e ci dia la possibilità durante questa settimana di vivere un'esperienza bella con Gesù. E tra l'altro Bernadette ha ricordato che si propone a chi vuole, alla Chiesa, di fare questo digiuno tra il pranzo di venerdì fino al pranzo di sabato, però ognuno può fare il digiuno a modo suo. Ovviamente ci sono il digiuno parziale, il digiuno completo, che sono d'acqua, o il digiuno di mangiare
un po' più leggero, come anche suggerisce Ellen White, che a volte non bisogna astenersi completamente dal cibo, ma si può astenere da quelle cose molto più pesanti, ma mangiare qualcosa di più leggero per essere anche più, più liberi. Però non si fa mai un digiuno senza un motivo, senza un diciamo, l'obiettivo di quel digiuno qual è, no? L'obiettivo del digiuno che si propone è quello che il Signore lavori nei nostri cuori affinché ognuno di noi possa diventare un discepolo. Voi immaginate quelli che siamo qui adesso, se fra 2 mesi o 3 mesi ognuno di noi riesca a portare almeno solo una persona in più in chiesa. Come sarebbe fantastico. E il mondo perisce di conoscenza. E il mondo ha bisogno che noi, come avventisti del settimo giorno, usciamo fuori. Come si dice in un gergo calcistico, è ora di togliere il pigiamino e farsi vedere per quello che siamo. Adesso voglio chiamare Daniel, che ci condividerà, ci darà la sua testimonianza di come essere un discepolo. Prego. Grazie Zico, grazie. Circa 10 minuti, giusto? Non voglio, se no stiamo qua a parlare 2 ore, non sarebbe bene. Buon sabato a tutti. Mi ha chiesto Mattias di parlare brevemente. La settimana scorsa ho parlato del conflitto, parlerei ancora un'altra volta del conflitto, però oggi parliamo di qualcos'altro. Sono implicato in un progetto di come si dice, di piantare una chiesa, quindi di creare una nuova negli ultimi 4 anni. E quindi mi è stato chiesto di parlare un po' di questo e specialmente di parlare di alcune esperienze. E quando Gesù aveva dei discepoli, erano parte della sua famiglia. Loro erano parte della sua famiglia. Lui era il loro fratello maggiore e loro lo seguivano e in quel modo loro imparavano da lui. Erano i suoi assistenti. Quindi lui c'aveva una clinica ambulante, andava di villaggio in villaggio. Matteo 4, Matteo 9 ci parlano di questo, e la prima cosa che faceva, guariva le persone, curava le persone, e i discepoli erano coloro che lo assistevano in questa opera che lui aveva di benedire, di portare l'amore di Dio in tutti quei villaggi. L'altra cosa che Gesù faceva, insegnava alle persone, insegnava sull'amore di Dio, sulla verità. E poi la terza cosa che lui faceva, dice il testo biblico, lui predicava o proclamava pubblicamente la venuta del regno di Dio. Aveva un messaggio profetico. Stavano succedendo delle cose e bisognava preparare intere comunità su quello che doveva succedere. Quindi questa missione di Gesù, lui poi l'ha data alla Chiesa. La Chiesa è la sua famiglia. Tu sei parte della famiglia di Gesù, io sono parte della famiglia di Gesù. E quindi da noi 4 anni fa si decide in comitato, in una chiesa grossa, di entrare in un'altra area e di creare una nuova comunità di fede, un nuovo punto di luce. Mark Finley, nella sua analisi di creare nuovi punti di luce, nuove chiese, dice che più o meno su una popolazione di 10.000 abitanti potrete trovare 50 persone che sono interessate nel creare una nuova comunità di fede, una nuova chiesa avventista. In Ticino ci sono parecchie centinaia di migliaia di abitanti, quindi fate i calcoli, ci potrebbero essere multiple comunità di 50 persone in tutto il cantone. Questo si applica a livello mondiale. Quando si crea una chiesa nuova, ovviamente si prega e poi si segue il modello. È già tutto scritto. Non lo dobbiamo inventare, è tutto scritto, tutto, perfettamente scritto. Dio ci ha dato un modello perfetto. La Chiesa è quella che deve insegnare la parola. Se voi leggete Atti capitolo 8, Filippo viene portato dallo Spirito Santo e si trova con l'eunuco che va in viaggio. Lo Spirito Santo e gli angeli che hanno portato Filippo avrebbero potuto insegnare la parola, però è stato Filippo che l'ha dovuto fare. E da lì nasce la potente Chiesa africana, dove per migliaia di anni mantengono il patto con Dio e testimoniano anche del sabato. Nel capitolo 9 troviamo Saulo che si trova sulla strada di Damasco e Gesù lo incontra. E Gesù gli avrebbe potuto dare uno studio biblico, ma non fu così. Saulo
fu detto di andare in città Damasco e lì gli sarebbe stato detto che cosa fare. E chi chiama Dio? Un altro membro di chiesa che va con Saulo e gli dice che cosa fare. Nel capitolo 10 e 11 di Atti degli Apostoli, Cornelio cerca Dio, lo cerca in modo profondo. Un angelo gli appare. L'angelo gli avrebbe potuto dare lo studio biblico. Sapevano bene come dare i studi biblici gli angeli. Ma non è il lavoro dell'angelo dare lo studio biblico. A Cornelio viene detto che deve andare e mandare alcuni dei suoi incaricati in un'altra città e chiamare un certo Pietro. E sarebbe stato poi Pietro che gli avrebbe spiegato come arrivare a Gesù. Quindi vediamo che Dio vuole che noi siamo parte del progetto di Gesù e del progetto di accompagnare altre persone ad avere una relazione personale, un'amicizia personale con Lui, con Gesù, perché Gesù è reale, di essere parte di quella famiglia. E quindi è quello che noi abbiamo anche cominciato ed è quello che ognuno di noi qui anche può fare. La Chiesa Avventista ha ricevuto da parte di Dio, grazie al modello biblico, tutti gli strumenti per portare avanti questa opera, in multiple aree. Quindi quando si creano degli eventi, quando si crea un movimento per creare una chiesa nuova, ci sono due parti importanti, che era quello che l'Apostolo Paolo faceva, Atti 20, Atti 19, che era lavorare di casa in casa e poi lavorare in modo pubblico. Quindi c'hai degli eventi pubblici, che sono di ponte si chiamano, perché ti collegano con la comunità, e poi lavori di casa in casa. E per lavorare di casa in casa a volte si lavora con i colportori. Colportori sono persone che usano la letteratura per portare di casa in casa, oppure semplicemente visitare le case, a volte chiedere se qualcuno ha bisogno di pregare, se si vuole pregare assieme. Stiamo visitando la comunità, vorremmo pregare assieme. Oppure semplicemente dando un regalo, a volte ci sono delle piccole letterature che si può dare o dei piccoli foglietti con delle promesse di Dio, e dare questo regalo alle persone. Quindi è un modo di collegarsi, è un modo di conoscere nuove persone, di fare nuovi amici, di entrare in nuove case, e a volte alcuni non sono interessati e a volte sì. E a volte era proprio quello che aspettavano. A volte addirittura hanno le lacrime agli occhi, dicono... quindi eravamo in questa fase di entrata, allora abbiamo mandato il nostro club dei... come si chiamano? Dei avventureros? Non so come si chiamano, i tizzoni, i scout, ok. E il nostro pastore che coordinava la gestione ha fatto un errore nell'area dove dovevamo entrare, e allora gli ha dato, noi stiamo piantando una chiesa che parla spagnolo, e gli ha dato una sezione della città dove parlavano tutti inglese. Non è problema per i bambini, quelli parlano tutte le lingue. E allora vanno i nostri bambini, con i genitori ovviamente, non vanno da soli, e cominciano a bussare le porte. Sono circa nel lasso di un'ora, no, un'ora e 20 minuti più o meno, e vanno di porta in porta sistematicamente, semplicemente chiedendo se vogliono, che volevano pregare con la comunità. E in un'ora ricevono più di 15 contatti per studi biblici. Gente che piangeva, diceva, io aspettavo un momento così, io volevo qualcuno che pregasse con me. Cominciano a piangere. E il bambino prega con loro, con i genitori. È rimasta, c'era molta gente che aveva proprio questo interesse qui. Poi abbiamo passato questi contatti alla chiesa inglese, loro hanno cominciato a seguirli, alcuni hanno funzionato, altri no, avevano forse un'altra attitudine. Ad ogni modo, così è cominciato un progetto di cominciare a raggiungere parecchie persone. Nel nostro caso, essenzialmente quasi 2/3 della città che parlava spagnolo li abbiamo visitati personalmente, quindi qualcuno è andato e sono visitati, e quindi abbiamo cominciato ad avere dei nuovi amici. E poi con eventi pubblici abbiamo fatto un concerto per Natale, quindi c'erano nuove famiglie, bambini, e abbiamo conosciuto più di 90 contatti nuovi, e quindi quelli li abbiamo visitati. Portavamo loro dei quadri che parlavano, non so, il Salmo 23 oppure il Salmo 91, e la gente era bene contenta perché voleva mettere quel quadro e leggere il testo biblico. E poi c'era l'opportunità di conoscerli, di sedersi assieme un momento, sono visite brevi, e di pregare con loro, di chiedere se avevano delle necessità, di portare dei piccoli regali ai bambini, perché era un concerto per i bambini. Poi ci sono stati eventi sulla salute, eventi ponte un'altra volta,
e per la prima volta in quella città abbiamo avuto un evento di salute, e specialmente per la comunità che parlava spagnolo, e abbiamo avuto un sacco di gente che è venuta, pastore di un'altra chiesa e altre persone. E mi ricordo alcuni dei nostri dottori che lavoravano con noi, una delle dottoresse che usciva dalle interviste che stava facendo con parecchie donne, mi dice: wow, cioè, è duro qui, è duro, dice, è duro quello che sta succedendo, quello che queste donne stanno passando. Noi venivamo a contatto con una realtà e lavori con Gesù e ti scontri con realtà che altri vivono. E spesso noi non ci rendiamo conto, il nostro mondo forse è un po' più ovattato, abbiamo Gesù, abbiamo la speranza, non ci rendiamo conto di cosa vuol dire vivere senza niente, senza speranza, senza Gesù che ti può dare la mano, che ti può dare una promessa. E quindi comincia il lavoro anche in quest'area qui, che è l'area della salute. In un progetto di piantare di chiesa c'è la seminare, come piantare le piante di pomodori, l'agricoltura. Tu semini, poi c'hai un processo di innaffiare, preparare la terra, eccetera, eccetera. Quindi il seme comincia a crescere, la crescita la dà Dio, non la diamo noi. E poi arriva un momento di raccolta. Le persone cominciano a studiare la Bibbia e poi puoi avere anche campagne evangelistiche pubbliche. E mi ricordo che noi avevamo avuto già due campagne pubbliche e ovviamente c'erano stati dei battesimi, ma erano relazionati a persone che già conoscevamo, che forse erano del villaggio, però qualcuno aveva una conoscenza ed erano arrivati, oppure parte del nostro team, del nostro equipe di piantagione di chiesa. E adesso stavamo organizzando la terza campagna pubblica, però noi volevamo battesimi di persone che non avevano nessuna relazione con la Chiesa, cioè che non erano relazionati con noi, che non avevamo un'amicizia con loro inizialmente, che eravamo entrati nella comunità, erano persone della comunità che per la prima volta, forse un anno prima o così, ci avevano conosciuto, volevamo quei battesimi. E non c'erano ancora stati. Due campagne, quindi più di un anno di lavoro, non c'erano. Allora ci troviamo nel team, pensate un comitato così, un'equipe di piantagione di chiesa, e cominciamo a pregare. È Dio quello che tocca i cuori, io non li posso toccare. E io mi ricordo quella mattina, team pastorale, preghiamo, e ho detto: Signore, solo Tu, noi non possiamo, come facciamo? Ci abbiamo una campagna? Siamo già più di un anno che stiamo lavorando qua, tutti i dipartimenti della Chiesa stanno lavorando, noi stiamo lavorando casa in casa, la Federazione ci ha dato tutti gli utensili per farlo e non abbiamo ancora avuto una decisione di qualcuno che abita nel villaggio ma non è relazionato con noi. E Signore, noi vogliamo quelle decisioni lì. E allora Dio ha aperto le porte. A volte Dio le può aprire così in modo miracoloso, a volte permette che passino più tempo, perché le persone devono imparare la Bibbia. E quella campagna evangelistica, letteralmente, abbiamo fatto tutta la pubblicità, eccetera, eccetera, è arrivata una signora, e letteralmente lei non solamente aveva imparato le dottrine, ma era pronta per farsi battezzare, qualcosa che siamo rimasti tutti così. E quando l'evangelista ha fatto i vari appelli, e lei si è alzata, lei era pronta. Ed era un membro della comunità. Era qualcuno che noi non avevamo conosciuto direttamente tramite altre persone che già vivevano lì. Era qualcun altro che stava cominciando, che aveva vissuto lì e non era relazionato direttamente con noi. E Dio così ha cominciato. Era una strada. Ci sono state parecchie altre decisioni. Adesso già al quarto anno siamo già quello che si chiama sotto la Federazione del Texas, una compagnia, che è un passo prima di diventare poi una chiesa completa. E ogni persona è una storia, ogni persona che uno vede è una storia, è un andare con Gesù, e sono i miracoli che sono successi nelle loro vite, e anche le difficoltà, perché conoscere Gesù è una guerra a volte, perché il nemico non vuole che uno conosca l'amore di Dio, e quindi si impunterà
ci sono guerre che sono successe, a volte a casa, a volte una persona decide per Gesù e l'altra no, e sono nella stessa casa. E non è facile. A volte chiedono preghiera per i loro cari, e a volte vorrebbero di più, vorrebbero che tutti nella famiglia conoscessero Gesù, ma altri scelgono un'altra strada. E allora bisogna aspettare, a volte bisogna essere pazienti e sapere che Gesù c'ha i suoi tempi. E niente, il mio tempo è finito. Lavoriamo anche con gli adolescenti, infatti uno dei gruppi che mi sono occupato, mi ricordo in una delle scuole del sabato, stavo dando la lezione e mi dice una delle adolescenti: ma Gesù dove è nato? Dice: è nato nel Texas oppure è nato in Messico? Texas e Messico sono frontiera, tipo parlare di Chiasso, Ponte Chiasso. E io gli ho detto: no, non è nato in Texas, non è neanche nato in Messico, è nato in Israele. E lavorare con le persone che non conoscono di Gesù, a volte non conoscono niente, non hanno mai letto la Bibbia, non hanno nessuna nozione che c'è un Dio d'amore, è come lavorare nella giungla. C'era qualcun altro che stava piantando una chiesa nella Federazione del Pennsylvania, e loro avevano 20 anni di esperienza di lavorare con ex cannibali nelle isole di Papua Nuova Guinea, e lui diceva: è più difficile qua, mi diceva, nella comunità nella quale noi stiamo lavorando, con tutta la droga, tutto quello che c'è, diceva, è molto più difficile piantare una chiesa qua che in mezzo alle isole disperse dove abbiamo lavorato. Ad ogni modo, Gesù sempre trova delle perle, perché tutte sono perle per lui. Vi ricordate il sommo sacerdote che aveva le perle davanti, cioè le pietre preziose sul suo cuore, no? È lo stesso concetto. Per Gesù tu sei una pietra preziosa. Come lui ti guarda, tu hai valore per lui. Ognuno di noi ha un valore unico. E quindi più ricevi da Gesù quel valore lì, più lo puoi dare agli altri. Perché non è qualcosa che fai tu da solo, è qualcosa che ricevi da Dio per dare agli altri. Così funziona. Tutto viene da Gesù e lo condividi con gli altri. E quindi il mio invito per la Chiesa stamattina, mentre mi state ascoltando, forse qualcuno dirà: ma io non posso fare niente, lasciamo gli anziani, lasciamo gli incaricati del comitato, lasciamo il pastore. Non è così. Ricordo, da noi è arrivata la pandemia, tutto si è congelato, la gente aveva una paura orribile, pensavano di morire domani, tutti mascherati, nessuno poteva più andare in chiesa, cioè non è che non si poteva, semplicemente erano congelati per la paura. E immaginate di piantare una chiesa dove c'hai dei nuovi avventisti che sono un mese, due mesi, che hanno appena conosciuto, e poi si congela tutto e sono inchiodati a casa. Cosa fai? Allora si comincia a dare studi per telefono, per alcuni. Altri non si poteva perché dicevano: io non voglio lo studio per telefono, io voglio personale. E non si poteva dare lo studio personale. La gente aveva paura. E quando succedono quei momenti scuri, le persone cominciano ad avere dei dubbi, cominciano a dire: forse ho fatto il passo sbagliato, forse non mi dovevo battezzare, forse non era la chiesa giusta. E devi lavorare con loro lo stesso, devi continuare ad avere questa relazione in mezzo alla pandemia. E mi ricordo che c'era una sorella di chiesa, molto gentile, che stava passando per tutte queste situazioni nella sua mente. E uno del nostro equip, parlando con lei, uno dei pastori, dice: ma perché non fai così? Perché lei diceva: voi siete bravi, voi sapete lavorare con la gente, conoscete la Bibbia. Perché molto spesso quelli che vengono in chiesa dicono: wow, questi qui conoscono la Bibbia, io non l'ho mai letta, io non capisco niente, questi qui sono degli esperti, io non sarò mai come loro. No, tu c'hai delle cose anche tu che puoi dare ad altri. E allora gli dice il pastore, dice: ma perché? Ci abbiamo un'altra sorella, lei è interessata in conoscere di Gesù, però vorremmo che forse, non so, tu le puoi chiamare una volta alla settimana e parlare con lei brevemente, lei è handicappata, e pregare con lei. E fai questo lo puoi fare, no? Puoi fare una chiamata, no? E fa: sì, una chiamata la posso fare. Puoi pregare con qualcuno brevemente, no? Dice: sì, lo posso fare. Puoi incoraggiare questa persona che non conosce così tanto di Gesù come tu conosci? Dice: sì, lo posso fare. E allora comincia questo viaggio con questa altra. Allora qui stiamo parlando di qualcuno che è appena entrato in chiesa,
che sta già lavorando con qualcun altro che si sta avvicinando a Gesù, capito? Sono persone nuove, tutto nuovo. E allora comincia a fare queste telefonate. E l'altra persona dall'altra parte comincia a... Wow, mi stanno chiamando ogni settimana, stanno pregando con me, mi stanno incoraggiando a seguire Gesù. Per farvi la storia corta, perché adesso veramente sono fuori tempo, scusate, questa altra persona handicappata decide di battezzarsi. Al battesimo non c'è nessuno della sua famiglia, infatti non l'ha neanche detto alla sua famiglia, non poteva parlare con loro, o non si sentiva di parlare con loro di questo. E quella che era seduta vicino a lei era quest'altra nuova avventista, e questa era la famiglia per lei, era così contenta. E dice, se non ci fosse stata lei, io non avrei mai fatto questa scelta. Se lei non mi avesse chiamato, io non mi sarei mai decisa. Quindi questa nuova avventista era diventata un ponte per portare la speranza a quest'altra persona handicappata che stava cercando Gesù, ma io avevo troppi contatti, il nostro pastore aveva troppi contatti, e ovviamente altri devono fare il lavoro. E l'ha fatto lei. Semplice. E mentre andiamo avanti, mentre l'equipe pastorale, gli anziani, si lavora assieme per formare anche la Chiesa, perché tu puoi imparare come fare un primo contatto, come raggiungere le persone, come pregare con loro, come fare una visita. Sono tutte cose che si possono imparare. Si può lavorare di due in due, si può lavorare in piccoli gruppi. Tutto questo si può fare assieme e si può imparare. E Dio può fare dei miracoli. Più la Chiesa si avvicina al modello biblico e più Dio comincia a operare. E più Dio comincia a toccare le vite. La prima vita che tocca è la tua. Perché quando tu sei con Gesù e lavori con Lui, la tua vita è toccata. L'ultimo punto. Adesso finisco perché veramente devo finire. Quando cominci questo processo... aspettati i problemi, non solo i tuoi, perché so che ne hai, ne ho anch'io, non i tuoi, altri, perché tu entri in guerra, è campo di battaglia, però Dio lo sa, e con Dio ci sono mille soluzioni che tu non hai. Noi ci siamo trovati in situazioni dove abbiamo perso, ci hanno trasferito il pastore in mezzo alla pandemia, situazione dove uno dice si sbatte la testa, non sa dove andare, dove vai? In ginocchio. Dio c'ha soluzioni, per Lui non è niente impossibile. Il Signore ha detto chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. E quindi il Signore ha detto la mietitura è grande, quello che mancano i lavoratori, allora chiedete al Signore della mietitura per i lavoratori e poi Lui ve li darà. Quindi tu preghi per le necessità, gli anziani, il comitato pregano, ognuno deve pregare, i membri pregano, e poi Dio comincia a dare. Per Dio non ci sono limiti, non ce ne sono mai stati e non ce ne saranno mai. Questa è la sua opera e Lui la porterà a compimento, e la nostra parte è continuare a fare quello che Lui ci ha detto di fare, e quindi essere parte di quella grande famiglia che invita ad altri. Lo Spirito dice vieni, la sposa dice vieni, e chiunque ascolti dica vieni e bevi liberamente dell'acqua della vita. Quindi il mio invito per ognuno qui questa mattina, non pensare che tu non puoi fare niente, tu puoi, e assieme potremo fare ancora di più. Concludo con questa: siamo già nella seconda generazione, adesso sono i nostri nuovi membri che stanno raggiungendo ad altri membri, non siamo solo noi, sono loro. Quindi questo si sta espandendo. E una cosa che loro hanno imparato è che quando lavoriamo assieme, e credetemi, ci sono un sacco di discordie, le menti sono diverse, però vediamo i frutti. Abbiamo appena fatto quest'estate una scuola per i bambini, una settimana per i bambini. Quando organizzi cose ci sono sempre problemi, no, un sacco di cose che succedono. Però poi vedono i frutti, vedono i bambini arrivare, vedono le famiglie, vedono le mamme. E poi dicono, ne vale la pena, ne vale la pena. Farai dei sacrifici, avrai forse delle cicatrici, ma poi ne varrà la pena, perché entrerai nella gioia del Signore. Che Dio ci benedica questa mattina. Ringraziamo Daniel per questa condivisione. Una cosa che mi è rimasta
della sua testimonianza è che c'è sempre qualcuno fuori che sta aspettando che io arrivi. Quindi, oltre al motivo di digiuno, che è quello di che il Signore ci aiuti a diventare discepoli, aggiungiamo anche come motivo di preghiera durante la settimana, ma in modo speciale quando si farà il digiuno, che Dio ci faccia trovare quelle persone che sono lì fuori, che aspettano che noi arriviamo da loro, perché ce ne sono. Il Signore sta solo aspettando che noi ci mettiamo a disposizione. E in Zaccaria 4:6 leggo la parte, l'ultima parte, dice: non per potenza né per forze, ma per il mio spirito, dice il Signore. Questa non è la nostra missione, questa non è la nostra opera, questo non è un nostro desiderio, questo è volontà di Dio. È Dio, come diceva Daniel, che tocca i cuori, è Dio che porta la gente al ravvedimento. Il nostro compito è solo seminare ed essere discepoli e fare quello che il Signore vuole che facciamo. Adesso chiedo alla tecnica, credo che c'è un canto che è stato dato. Essendo una settimana di preghiera, non possiamo cominciare la settimana di preghiera senza pregare. Mentre il canto che sentirete va, ognuno di noi prenda il suo tempo con Dio. E in quei minuti in cui il canto va, ognuno di noi si metta nelle mani di Dio e chieda al Signore di aiutarlo a diventare un discepolo. Se non siamo ancora discepoli, che Lui ci aiuti a diventarlo. E se siamo, che siamo ancora più bravi di quello che siamo già adesso. Ma che soprattutto, che Lui ci porti da quelle persone che sono lì fuori aspettando che qualcuno arrivi per farli conoscere Gesù. Chiedo alla tecnica di mandare la base e che ognuno, chi in ginocchio, chi seduti, state ognuno nel suo posto e dedichiamoci questi minuti, il tempo del canto, per metterci in contatto col Signore. Grazie. La vita sempre.
poi concludiamo con l'Inno 164. Caro Padre che sei nei cieli, Signore, ti vogliamo ringraziare perché tu sei un Dio buono, un Dio paziente, un Dio misericordioso, è un Dio che ci concedi migliaia di opportunità per poterti conoscere, Signore. All'inizio di questa settimana di preghiera ti chiediamo che tu possa davvero toccare il nostro cuore, la nostra mente, le nostre emozioni, affinché in questa settimana ognuno di noi possa vivere un'esperienza profonda, intensa con te. Grande è il nostro Dio. Signore, che questa frase non sia solo una frase detta così da un canto, ma che possa essere un'esperienza di vita di ognuno di noi qui presenti e di quelli che sono a casa. Signore, perdona le nostre mancanze, perdonaci se tu non sei priorità della nostra vita e aiutaci, Signore, affinché